Simone Serafini, vicepresidente della Futsal, è tra gli artefici primi dell'avvicinamento alla Sangiovannese, tra i punti cardine questi della salvezza societaria del calcio a 11, parla a 360 gradi del periodo della versione indoor cittadina, visto che domani con Genova possono arrivare salvezza e record di punti in una stagione di Serie B per i ragazzi allenati da Toria. Penso sia a questo punto lo scoglio più grosso, anche per il valore della squadra che andiamo a incontrare, perché non dimentichiamoci che rispetto all'andata sono completamente un'altra squadra, hanno preso a dicembre 5 stranieri, quindi insomma si presentano qui con 6 risultati utili, cioè 6 risultati positivi su 7, perdendo chiaramente con il Bagnolo, e cioè, è inutile stare a dire la forza del Bagnolo, quindi insomma la dobbiamo affrontare come abbiamo affrontato le ultime gare, determinazione, concentrazione come quella di sabato a Borgo San Lorenzo, e se l'affrontiamo con queste caratteristiche sono sicuro che insomma ce la giocheremo fino in fondo. Ma foste in corsa per il quinto posto, sapendo che seconda è arrivata Lossi, che fareste? Vabbè. A questo punto, cioè, visto che sarebbe in maggio, una gita in Sardegna ci si può regalare. L'unica fortuna è quella, e visto che le ultime trasferte in Sardegna le abbiamo fatte quasi sempre novembre, dicembre, gennaio, farla a giugno, però insomma penso sia prematuro parlare ancora ai playoff. Ripeto, la cosa fondamentale, non la dobbiamo dimenticare in questo momento, è raggiungere prima possibile 30 punti. Basta un punto anche per migliorare lo score storico vostro. Certo, abbiamo già eguagliato il record di punti che abbiamo fatto in Serie B, e questo a 9 giornate alla fine, sicuramente 10 giornate. Sono due squadre in più, però insomma non avete giocato ancora 22 giornate. Abbiamo ancora da giocare 10 partite, quindi insomma sicuramente è motivo di soddisfazione, vuol dire che l'allenatore, i giocatori e la società stanno lavorando bene, hanno programmato negli anni questo difficile campionato, perché è inutile sottolineare le difficoltà di questo campionato, e ora stiamo ottenendo i frutti di questo lavoro, nella speranza che chiaramente ancora, cioè con la convinzione che ancora possiamo veramente dire la nostra anche in futuro.